Salve a tutti ragazzi e benvenuti nella penultima mappa, E4M7, e l'inferno seguì, and hell followed. Prima di iniziare, vediamo un po' che cosa bisogna fare qua. Ah ok, questa mappa non è molto difficile come può sembrare, anche se è la penultima mappa. Certo ha i suoi momenti difficili, ma non è così difficile come per esempio i 4M6, la precedente. Ho sentito dei spectre, o sbaglio? Se però faccio il deficiente, non mi controllo le spalle all'indietro, e dai, mi controllo le spalle, voglio dire. Ecco fatto. Adesso, oh, Soulsphere, questa la prendiamo dopo. Perfetto, perfetto. Adesso vuole. Non c'è niente. L'armatura blu la prendiamo dopo, naturalmente. Adesso. Ammazziamo tutti questi nemici. Perfetto. Ho preso il berserk per sbaglio. Mannaggia. E vabbè. Come si fa? Come si fa? Ho preso il berserk e poi ho perso tutta questa vita anche. Sono stanco, sono evidentemente stanco. Ok. Adesso controlliamo questa zona qui. Allora, da quello che ricordo, eccoli, eccoli. La trappola. Qua. Un formerio umano che mi attacca, ok. Da qui ammazziamo quel vero novel lì giù, e anche magari quello lì fuori. Wow, qui tipo che mi spammano tutti questi colpi. Magari devono morire un attimo, eh. Ok, sono morti. Adesso ci occupiamo di vera novella. Comunque la zona centrale della mappa lì è la fine. Ok, vera novella è morto. Adesso quello lì di fronte. No? Ok, a posto. Riesco a beccare l'imp... Sì, l'ho beccato e l'ho ucciso anche. Ho ucciso anche un Pinky Demon intanto. Ok. Senza perdere ulteriore tempo, controlliamo altre zone di mappa. Wow. Accidenti. Quella chiave gialla che abbiamo intravisto prima fa parte di una zona completamente opzionale di mappa, perché in pratica per completare la mappa occorre solo che noi prendiamo quella chiave rossa, andiamo nella porta della chiave rossa, attiviamo una leva e poi saremo condotti verso l'exit. Però naturalmente mi conoscete, mi piace esplorare le mappe, magari ci scopro qualcosa. Aia, dove è uscito questo qui? Facciamo attenzione perché ho solo 33% di vita, come al solito, eh. Ma è una volta che sto full vita. Aspettate un attimo, magari usiamo un po' il lanciarazzi. Sì, lo so che c'è una low source, però guarda che bastardo, scende perché non si vuole far colpire. Ok, adesso siamo. Come prendere la chiave rossa? Correteci con me. Ok, dov'è il... Ah, c'è un'altra low source. E niente da fare per te, amica mia. Sarà la per la prossima volta. Chiave gialla.
Ok, adesso per la chiave blu dove si va? Ah, ok, per la chiave blu, perché vedete abbiamo la computer map, quindi possiamo controllare quello che c'è, quello che ci aspetta davanti. Quindi un piccolo medikit. Ah, di qua si scende. Fate attenzione perché questi queste mura che scendono, questi mura metalliche sono delle press. Fate veramente molta attenzione perché vi possono uccidere. Ok, siamo passati. E che? Non è servita a niente. Non è servita a niente. Vabbè. Non è servita a niente. Allora, ci conviene uscire. Sì, ci conviene uscire. Accidenti, quanti nemici ci sono lì fuori? C'è anche una... Oh, attenzione a questi qui. Avete imparato, no? Che adesso questi qua sono tostissimi. Ultra violence. Ammazziamo anche quelli lì, là sopra. Di fronte non abbiamo nessuno, quindi possiamo dedicarci prima agli qui fuori. Oh, calmi, mi raccomando, calmo. Ok, mi ho ammazzato tutti. Se non mi sbaglio qui giù c'è anche uno, ce ne sono due? Sì, ce ne sono due, vabbè. Ce n'erano due, c'erano due shotgunner. Ah, un caro demone. Mi mancava. Ok, dirigiamoci verso la porta della chiave rossa, che è questa, e dopo esploreremo l'altra zona. Vedete, i colpi passano comunque e noi ci siamo parati con quelle sbarre. Accidenti. Allora, siccome abbiamo ucciso il Baron Ovel, dovrebbe essere tutto a posto. Invece no, perché qui c'è un altro Baron Ovel. Hello. Ok, scendiamo. Andiamo a ammazzare quest'imp che ci può dare fastidio. Dopodiché concentriamo il nostro fuoco sul Baron Ovel. Dai. Morì. È molto calma questa mappa, meno male. Però comunque fatto sta che veramente le mappe del quarto capitolo sono molto più difficili di qualunque altra mappa che abbiamo fatto fino ad adesso. Ok. Ci siamo. Abbiamo raccolto tutto. Ma la chiave blu dove si raccoglie? Sapete che non mi ricordo. Intanto noi torniamo di qua, attiviamo il ponte che ci conduce di là. Ed ecco qui, questa sarebbe la switch che ci conduce alla fine del livello. Però noi dobbiamo aspettare un attimo perché dobbiamo raccogliere tutto. E vorrei cercare un attimo quella caspita di chiave blu che serve per prendere la chiave gialla. Queste risorse potrebbero servirmi. Ok. Ok. Non sono mai stato così bene con i colpi, devo dire la verità. Adesso chiave rossa. Con la chiave rossa posso soltanto aprire la zona che mi porta all'esterno. Però aspettate un attimo. Allora, perché questa ansia? Ah, forse è qua la chiave. Eccola là la chiave blu. In pratica la chiave blu si prende soltanto se noi attiviamo la Soul Sphere. Va bene. Allora, prendiamo anche a questo punto la Mega Armor. Dopodiché dirigiamoci chiave gialla. Però la chiave blu, se non mi sbaglio, apre questa porta. Infatti raccogliamo la chiave gialla, torniamo indietro e di qua dovrebbe essere. Ecco fatto. Qui c'è un Cyber Demon, se non sbaglio. Eh sì,
E non mi sbaglio, compare proprio qui in mezzo. Oh mamma. Oh mamma. No, 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 no. No, così non va. Ok. Così sto sprecando soltanto colpi, però. Devo beccarlo. Piano, piano, piano. Non affrettiamoci tanto, il tempo è dalla nostra parte. Ok. Bene così. No, tieni aperto. Non sia mai. Questo scende. Mi ammazza. No. Cavolo. Cavolo. E muori. Quanto caspita ti ci vuole? No, ho sprecato l'ultimo colpo. Adesso spammiamo razzi, mi sa. Anzi no, siamo un po' il Jenga. Ecco fatto. È morto anche il Cyber Demon. E noi raccogliamo tutto. Abbiamo finito la mappa, ragazzi. Abbiamo ammazzato proprio tutti, credo. No, ne manca uno. Vabbè, sarà una Lost Souls o qualcosa del genere. E questa era la mappa, la penultima mappa. Ci vediamo nella prossima per la conclusione di questo quarto capitolo. Vediamo un po' le statistiche. Sono molto buone, devo dire la verità. Sono molto buone. Ok. Vi ringrazio per essere stati con me, ci vediamo per l'ultima puntata di Ultimate Doom.